Buongiorno, grazie di esserci. Già un papà che chiama il figlio Napoleone, un qualche problema ce l'ha, un qualche delirio di onnipotenza, vestito, schermato da tradizione. Il papà è Angelo Cera, il figlio è Napoleone, ma prima c'è Napoleone I, papà di Angelo, ex sindaco di San Marco. Passa il testimone ad Angelo, che diventa anche sindaco di San Marco e poi parlamentare della Repubblica. E infine, ulteriore passaggio di consegne. Figlio Napoleone, che è consigliere regionale. Un pezzo di storia della Democrazia Cristiana prima, poi Partito Popolare, le mille sigle in cui si è frantumato il centro politico del bel paese. Ma questo non ci interessa. Come dire, un sistema, una dinastia, quella dei Cera, che vale 4.000-5.000 voti oggi e che spiega, come dire, l'appetibilità, l'attrattività sul mercato della politica. Perché? Dentro competizioni incerte, è evidente, come dire, che questo bacino elettorale può essere, risultare determinante. Oggi Papa Angelo e figlio Napoleone, Napoleone II, sono finiti agli arresti domiciliari. Su di loro pesano tre ipotesi di reato: la tentata concussione, l'induzione indebita e la corruzione. Solo per la prima fattispecie il GIP ha convenuto. Vedremo come andranno le cose. Insomma, che cosa viene contestato agli ultimi due rampolli della dinastia Cera? Essenzialmente che cosa? So, interventi, sistemi di pressione finalizzati all'assunzione di persone vicine al clan, vicine alla dinastia. Questo è accaduto con il consorzio di bonifica della Capitanata, dove addirittura il consigliere regionale si era spinto a minacciare una legge ostile ai consorzi. E ancora altri interventi di altra natura su Sanità Service, la società in-house dell'ASL, dove naturalmente si chiedevano assunzioni, diciamo, un po' borderline, e dove altro intervento, come dire, si è impedito, si sarebbe impedita la internalizzazione di un servizio, quello di gestione del CUP, il Centro Unico di Prenotazioni, che avrebbe, come dire, determinato robuste economie di scala. Ma ciò naturalmente non era gradito dai Cera, perché era meglio per loro, era più funzionale per loro una società di Trento che, più o meno casualmente, aveva anche assunto la moglie di Napoleone Cera. Insomma, tutto questo, la dinastia dei Cera da Napoleone I è, come dire, una sorta di ufficio di collocamento, ombra o parallelo a San Marco in Lamis. Meraviglia la meraviglia del procuratore aggiunto Antonio Laronga, che ha definito spaventosa l'attività clientelare della segreteria politica di San Marco in Lamis, equiparata a una sorta di salumeria dove si entra, si prende appunto il bigliettino, ci si mette in fila e poi si chiede il posto di lavoro, si chiede il trasferimento per quel caro, si chiede magari una valutazione più allegra in ordine a una presunta, come dire, titolarità di Indica, mettiamola in forma eufemistica, insomma, ci si mette in fila e si chiede. Ma è così, Laronga, è così da sempre, è così, è la storia, come dire, politica, quella che raccontò anche un famoso ricercatore, brillante sociologo, Edward Banfield, quando a metà degli anni 50 arrivò in questo paesino della Lucania, Chiaromonte, e raccontò il sistema dei rapporti sociali in questo pezzo di mezzogiorno. Banfield, le basi morali della società, di una società arretrata, è il teorico del familismo amorale. È colui che ha raccontato il trionfo del particolare, ha raccontato, come dire, la persistenza e l'efficacia di legami di clan di tipo familistico, il disinvestimento rispetto a qualsivoglia spazio pubblico, insomma, l'arretratezza della società meridionale rispetto invece al centro e al nord, rispetto all'Italia dei comuni, dove le virtù civiche, il capitale sociale era più forte. Beh, poteva anche a metà degli anni 50 finire, arrivare a San Marco, avrebbe più o meno raccontato la stessa cosa. Questo ci meraviglia poco, lo diciamo perché il tema vero è naturalmente la consistenza delle ipotesi di reato, e lo vedremo. Ma il tema che poniamo è un tema più di ordine politico, perché alla fine la dinastia Cera è un pezzo del sistema messo su da Michele Emiliano. Nello sforzo di costruire e inventare una rappresentanza nuova che, e lo sottolineiamo ancora una volta, sembra in realtà tutta incardinarsi non solo sul
vecchio personale politico, da un lato, cioè le dinastie alle Angelocera, e su civismi, oggi al tramonto, che in realtà, come dire, sembrano segnati a e caratterizzati da una indole gattopardesca e basta. E allora sembra essere venuta meno l'ambizione e la scommessa del governatore di costruire e inventare un sistema di rappresentanza nuova, di dare voce, spazio e cittadinanza a energie della società pugliese che appunto erano rifiutate, rigettate dal sistema dei partiti e dal sistema delle organizzazioni tradizionali del consenso. Su questo sembra essere venuto meno, evidentemente, Emiliano, e su questo ci aspettiamo anche una risposta, come naturalmente ci aspettiamo una risposta sul futuro del direttore generale dell'ASL Piazzolla, che evidentemente, come dire, dovrà dare risposte importanti a quanto accaduto. Grazie, alla prossima.